Bene, abbiamo visto i contenuti di questi kit commerciali e che cosa ne possiamo dedurre? Che non sono dei prodotti, diciamo, a tutto tondo, a cui possiamo affidare completamente tutte le nostre necessità che riguardano il primo soccorso. Questo perché? Perché il contenuto tendenzialmente da cosa è composto? Cerotti, garze, bende, garze, cerotti, bende, garze, carta e stoffa. Non c'è molto di più in questi kit. Tendenzialmente sono quindi focalizzati esclusivamente a quando ci si fanno piccole ferite superficiali, soprattutto magari tagli o piccole lacerazioni, e anche in questo non sono assolutamente completi. Come avete visto, nessuno di questi ha nulla di liquido, non c'è un disinfettante, non c'è nulla che possa effettivamente andare a far altro che pulire meccanicamente un'eventuale ferita e poi andare a ricoprirla, tutto lì. Sono quindi dei kit da buttare? No, possono essere utilizzati come buon punto di partenza, essendo molto economici e avendo comunque una struttura interessante a ventaglio che si apre con tutte le varie taschine, possono essere un punto di partenza economico per andare poi a strutturare un kit più completo a partire da quello che abbiamo già, quindi migliorandolo e integrando. Migliorarlo e integrarlo cosa vuol dire nella pratica? Tendenzialmente due cose. Prendere un prodotto che già è incluso nel kit ma che ha una qualità bassa o che è in scarsa quantità, quindi ad esempio abbiamo magari 3 cerotti per un tipo e 2 garzine per un altro, e quindi aumentare la quantità di materiale che è presente, oppure migliorarne la qualità. Può capitare che alcuni di questi cerotti ad esempio abbiano una capacità adesiva piuttosto esigua, o che appunto, come abbiamo detto, le forbicine per tagliare i tessuti siano di latta e quindi devono essere sostituite, quindi sempre meglio testarle e scoprirlo prima del momento della necessità. L'altra cosa che possiamo assolutamente sicuramente andare a fare, che per quello che abbiamo visto in questi kit è sicuramente fondamentale, è andare a integrare tutti i prodotti che mancano. Allora, cosa deve assolutamente esserci in un kit e che possiamo andare ad aggiungere a quello che c'è già? Quindi dopo aver ricontrollato tutto quanto il contenuto, allora sicuramente è immancabile ed è obbligatorio andare ad aggiungere del disinfettante, iodopovidone piuttosto che altri prodotti chimici che possono andare a pulire bene la ferita ed evitare germi e batteri, anche perché il kit si basa esclusivamente quasi su questo tipo di traumi e quindi almeno quelli devi riuscire a farli in maniera completa. Poi ad esempio il rocchetto del scotch o del nastro adesivo è piccolo, sono più o meno 2,5 metri, 3 metri, tanto vale sostituirlo allora con uno di capacità e di metraggio maggiore. Una cosa che assolutamente non deve mancare poi è la metallina o la coperta termica per ripararci dal caldo e dal freddo, e siccome i guanti in lattice che sono presenti sono soltanto un paio o due paio nel migliore dei casi, prendere una scatola intera e buttarci dentro qualche guanto sterile in più non manca. E poi non è necessario che sia sterile quanto che ci protegga direttamente dal contatto con eventuali ferite. Altre cose che assolutamente sono da mettere dentro, ad esempio secondo me, è una pinzetta per le ciglia, o comunque anche una di quelle magari più studiate meglio, ma anche una pinzetta normale per le ciglia per andare bene, che abbia una buona presa, questo per schegge sia di legno che di altri materiali che possono andare a conficcarsi o andare poi a recuperare, come era successo a me, materiale bloccato nella via respiratoria, ad andare a prendere direttamente così. Quindi, ricapitolando brevemente, partiamo da un kit di questi assemblati, così avremo già la nostra borsa, il nostro meccanismo a soffietto con tutte quante le tasche, controlliamo bene quello che c'è dentro, non entriamo nella modalità shopping per cui ho comprato il kit, lo metto lì, sono a posto, non avrò mai più bisogno di niente. Controlliamo anche la qualità degli elementi che ci sono dentro, la quantità di questi elementi, controlliamo tutto quello che manca e andiamo a integrarlo. Una nota fondamentale per tutto quello che riguarda il pronto soccorso: come insegnano correttamente in ogni corso, portarsi per sentito dire o perché abbiamo visto tutta la serie del Dottor House e cominciare a mettere le mani in cose in cui non siamo capaci può provocare dei danni enormi, e in questo caso chi lo fa ne è assolutamente responsabile di fronte alla persona che ha messo nei guai e di fronte alla legge. Quindi
una delle caratteristiche, una delle capacità che un prepper assolutamente dovrebbe avere è avere almeno le competenze di base per quello che riguarda il primo soccorso. Non dovete diventare un soccorritore da trauma team, ma almeno riuscire a capire quali sono le cose corrette da fare e quelle da non fare assolutamente, in maniera da quantomeno da non peggiorare la situazione. Avere il nostro kit pronto e soprattutto saperlo usare. Non mettiamo dentro la benda triangolare se non sappiamo fare almeno 3-4 modi per bloccare un arto o comunque per utilizzarla, perché sarebbe un oggetto inutile e poi lo utilizzeremo alla bene meglio. Detto tutto questo, un kit di pronto soccorso, ovviamente la speranza è quella di non averne mai bisogno, quindi il mio augurio in questo senso è assolutamente di questo tipo, spero non vi serva mai, però soprattutto spero che nel malaugurato caso in cui doveste servirne per voi o per qualcun altro, lo abbiate con voi e siate in grado di utilizzarlo. Pensateci su, preparatevi, alla prossima, ciao!